fatto il boss e siete in quattro. Allora, io do il benvenuto innanzitutto alla band, a Fedelli, a Jacopo Broseghini, a Michele Vicentini e a Pietro. E Pietro, vuoi dire qualcosa? No, lo vedo troppo silenzioso, non vuole dire nulla. Poi sveleremo il mistero di Pietro, anche lui bellissimo e biondissimo, come... vabbè. Adesso non entriamo subito nel merito, ma invece mi fa veramente piacere, ragazzi, trovarvi qui, soprattutto perché promuoviamo questo che è il vostro nuovo lavoro, il vostro nuovo singolo, Ti sei fatto un'idea di me. Ho visto il video, l'ho ascoltato, è travolgente, bellissimo. Siamo felici di questo complimentone. È un complimentone, ma non sono l'unica, perché secondo me in molti saranno a farvi tantissimi complimenti. Un singolo poi scritto da Bugo, da voi armonizzato, arrangiato nel vostro stile Bastard, e volevo chiedervi, insomma, come avete vissuto questa esperienza e il fatto di ritornare così alla grande, proprio belli carichi. Beh, in realtà l'idea di fare questo brano c'era già da un po' di tempo, perché in realtà Bugo l'ha scritto qualche anno fa per noi. Però eravamo impegnati con altri progetti nostri, e adesso in questo periodo, dopo aver terminato la promozione dell'ultimo disco in dicembre, circa novembre-dicembre, con l'uscita dell'ultimo video, abbiamo deciso di riprendere in mano questo provino che avevamo suo e di riregistrarlo, riarrangiarlo a casa nostra, nel nostro studio, e quindi di uscire prima dell'estate con un qualcosa di nuovo, che dia un po' di verve e un po' di aria fresca prima della stagione estiva. Grazie mille a Michele, ma passiamo un po' a Jacopo. Anche il video è molto bello, è veramente particolare, e anche nel video c'è la presenza di Bugo. Un video, vuoi dirci com'è nato? Il video prima era concepito nelle nostre menti in maniera molto diversa, molto più difficile come al solito. Da capire, perché si voleva mettere in evidenza la contrapposizione che si viene a formare tra persone semplicemente per una casacca che hanno addosso, insomma, tipo robe pesanti che non sto neanche qui a dirvi perché è brutto anche dirle a voce. Però dopo si è arrivati a parlare con il regista Gianluca La Rosa, che è anche il regista del video di Veleno, e lui ha portato quella che poteva essere un'idea fattibile nella dimensione in cui si era scelto di realizzare il tutto, con anche una bravissima costumista che è riuscita a portare tanto materiale che si prestava per fare quello che è diventata alla fine il risultato. Diciamo che la parte più divertente, quella finale, è quella un po' più di matrice nostra, perché io volevo fare Cappuccetto Rosso e il cacciatore e il lupo. Alla fine abbiamo fatto un cacciatore e un daino e un cinghiale, perché erano gli animali che si riuscivano a trovare veramente. È bello, beh, no, comunque il lavoro è riuscito molto bene, devo farvi i complimenti. Allora, mi sembra di aver capito che Pietro non ha voglia di parlare con me, forse Federico ha voglia di parlare con noi, perché a lui invece volevo chiedere, beh, di tempo ne è passato da quel lontano 2009, da quel secondi alla seconda edizione di X Factor, da allora ne sono successe anche di cose tantissime, qualcosa in particolare che voi come gruppo avete vissuto e ti piacerebbe ricordare insieme a noi nel corso di questi anni, dopo tanto successo? Scusa. Ma Pietro, d'altronde è vero, non ha il microfono, adesso veniamo anche da te. No, sicuramente in questi anni abbiamo avuto ci siamo presi delle grandi soddisfazioni, e per me una grande soddisfazione è stata suonare all'Heineken nel 2010 e suonare, aprire i Questo era Pietro. Aprire i concerti con Ben Harper e Robert Plant di 2 anni fa a Roma e Milano sono esperienze che chiaramente ci ricorderemo sempre. Anche un festival è stata... Sì, abbiamo suonato in grandi festival e... È stato bellissimo. È stato bellissimo, è difficile anche tenere a bada Pietro. Ma allora vi chiedo, questo è un grande progetto con questo nuovo lavoro e nuovo singolo col quale siete usciti, ma avete idea anche magari di un possibile album, di qualcosa, di... Guarda, questa è una soddisfazione anche per noi, questa canzone, appunto perché è la prima ad essere, non la prima veramente, perché l'abbiamo fatta anche altre volte, però prodotta a livello di riprese esclusivamente da noi. E è un risultato, almeno forse sto sbagliando. No, è giusto. È il primo lavoro ufficiale fatto nel nostro studietto
personale, quindi adesso pensiamo a Pippi. Esatto, adesso pensate a Pippi, magari Pippi Calzelunga. A questo punto lo giriamo un attimino il microfono a Pietro, vi svegliamo chi è e chi ci vuole dire chi è Pietro, perché i nostri ascoltatori sono lì e sentono questa vocina. Ma io so sempre come fare a fargli dire qualcosa. Vi estorcerò un sì. Cosa vuoi che risponda sì? Allora, ti piace Radio NBC? Pietro? Ehi? Ehi Pietro, è ormai c'è Pippi. Pietro, ti piace? Pietro? Ci vuole troppo per Pietro. Ehi, ho una torta, Pietro? Vuoi torta? Sì, l'abbiamo sentito. Allora, Pietro, che è uguale praticamente a Federico, Federico Sassudelli, e insomma, e il suo bimbo che si chiama Pietro, bellissimo, pettinato uguale, lui ha già in mano la chitarra la mattina. No, l'iPhone. La mattina il telefono, dopo no, mi prende le bacchette. Capito, batteria sì. E via. Allora ragazzi, vi ringrazio veramente di essere stati i nostri ospiti. Adesso faremo tutte le foto del caso che poi finiranno sul nostro sito www.radionbc.it e io vi ringrazio veramente, in bocca al lupo per questo nuovo progetto, questo nuovo lavoro, e ci ascoltiamo insieme. Avete voglia? Di un po' di carica? Un po' di torta. Esatto, un po' di torta, sì. Allora lo dice anche il piccolo Pietro. Grazie mille ai Bastard Sons of Dioniso per essere stati qui nei nostri studi insieme a noi. Ti sei fatto un'idea di me? Ma adesso vediamo se ve la siete fatti anche voi. Invece sei come tutti gli altri. Come prima non mi guardi più. Capisce che non ci credi. Ti sei fatto un'idea di me, senza parlare con me. Ti sei fatto un'idea di me, ora anch'io di te. Solamente balle. Lo sai che io ho una bella faccia tosta a dirmi che